Amici di Acropolis, buonasera e buonasera ai miei ospiti, buonasera a Lucio Girinelli, segretario regionale della Filca CISL, buonasera e benvenuto ad Acropolis. Buonasera ad Angelo De Cesare, imprenditore, vicepresidente nazionale dell'ANCE, bentornato a TV6. Buonasera a Enrico Di Giuseppe Antonio, buonasera. Presidente della provincia di Chieti, buonasera presidente, bentornato, buonasera e benvenuto a Giorgio Di Giovan Giacomo, assessore ai lavori pubblici del comune di Teramo. Buonasera a voi. Buonasera assessore. Negli anni 70 e 80 il termine imprenditore era riferito ad una figura ben precisa, quella dell'imprenditore edile, perché allora il mercato tirava e l'imprenditore era colui che costruiva, vale a dire colui che edificava, e c'era un accumulo di ricchezza nelle mani degli imprenditori edili perché le case si vendevano, perché c'era una forte richiesta di mercato. Oggi le regole e le leggi soprattutto impediscono che ci sia un mercato libero ed aperto totalmente e impediscono soprattutto di costruire. La crisi ha colpito in maniera decisa il settore delle costruzioni e soprattutto la forte tassazione sulle case impediscono una compravendita spinta, avanzata, ed ecco che il settore dell'edilizia è in piena crisi. La scheda introduttiva di Lorenzo Mazzaufo. Esattamente un mese fa il CRESA, Centro Studi Regionale delle Camere di Commercio Abruzzesi, ha reso noti i risultati delle indagini congiunturali condotte sui settori edile primo trimestre 2013 e manifatturiero secondo trimestre 2013. I dati, hanno detto Francesco Prospero Cocco e Lorenzo Santilli, rispettivamente direttore e presidente dell'Istituto di Ricerca, confermano il perdurare di una situazione di grave crisi. Nel manifatturiero diminuiscono produzione, fatturato, ordini ed esportazioni, mentre nell'edilizia emergono stato di sofferenza profonda che riguarda le piccole e medie imprese, reso evidente dal gran numero di cessazioni di attività, circa 800 in soli 6 mesi. Proprio nell'industria del mattone l'indagine del CRESA ha interessato 151 imprese. Nonostante la ripresa nell'area del cratere delle attività di ricostruzione pesante, che interessa principalmente le imprese di grandi dimensioni, le difficoltà del settore non solo proseguono ma si aggravano. Nel primo semestre 2013 i dati Infocamere mostrano infatti un calo del numero di imprese registrate, meno 459, e attive, meno 466. Nei primi 3 mesi dell'anno ci sono state 800 cancellazioni a fronte di 270 iscrizioni. A soffrire di più sono le piccole imprese, con contrazioni a 2 cifre per produzione, commesse, fatturato e occupazione. Le grandi, al contrario, mostrano un andamento decisamente positivo, potendo beneficiare di economie di scala e dalla ripresa della ricostruzione pesante all'Aquila e nel cratere, che così però continua a dimostrarsi un grande affare solo per pochi. L'ultimo campanello d'allarme è arrivato da Chieti, con il vicepresidente nazionale e presidente provinciale dell'ANCE, Angelo De Cesare, che ha contestato tutti i tecnocrati e burocrati presenti nel comune e nella provincia che impediscono alle imprese teatine di lavorare nel proprio territorio, a vantaggio di altre imprese extra regionali. Lo stesso De Cesare ha poi criticato le inefficienze degli uffici comunali, promettendo di ricorrere alla magistratura qualora ce ne fosse bisogno. Una polemica che ha trovato la pronta risposta dell'assessore ai lavori pubblici, Mario Colantonio, che ha affermato che il 94% dei lavori pubblici del comune di Chieti è stato affidato a ditte abruzzesi. A questo aggiungiamo il caso della città dell'Aquila, con il sindaco Cialiente, supportato dai sindacati, che ha scritto pochi giorni fa una lettera di protesta al primo ministro Letta, riferita in modo particolare alla nuova legge di stabilità. Per il capoluogo, infatti, che ancora presenta in modo evidente le ferite del sisma di 4 anni fa, il governo ha previsto 300 milioni di euro, fondi insufficienti a detta del primo cittadino aquilano, che favoriscono le cosiddette new town periferiche invece di velocizzare la ricostruzione del centro storico. Per quanto riguarda infine la città di Teramo, verrà inaugurato a fine mese, il 29 ottobre, l'ultimo tratto dell'80 che unirà Porta Romana alla Cona. Una storia, quella dell'80, cominciata alla fine degli anni 80 e proseguita tra blocchi, ritardi e tante polemiche. L'inaugurazione avrà anche un prologo, con la riapertura pochi giorni prima del Ponte Vezzola, punto cruciale di collegamento tra Viale Bovio e Piano della Lenta, chiuso per oltre un anno e giocosamente paragonato da alcuni residenti ad una versione in miniatura del muro di Berlino. Questa dunque la situazione. De Cesare,
questa crisi quanto vi ha colpito? Ma la crisi ci ha colpito tantissimo, perché la crisi non riguarda solo il mercato dell'edilizia privata, che ha subito i grandi rallentamenti che poc'anzi lei citava, dovuti all'introduzione dell'IMU, al credit crunch messo in atto dal sistema bancario, ma soprattutto si è completamente paralizzato il sistema di ammodernamento infrastrutturale del nostro Paese. La mancanza di risorse economiche all'interno del bilancio dello Stato e soprattutto il patto di stabilità che è stato introdotto dalla Comunità Europea hanno fatto sì che le risorse sono completamente assenti, il nostro Paese quindi non riesce più a spendere in infrastrutture, in ammodernamento anche delle proprie reti, e quindi il mercato della casa è bloccato per tutta una serie di motivazioni che lei prima ha esposto. Il mercato dell'edilizia pubblica è bloccato per la totale assenza di risorse pubbliche, ecco che il mercato ormai non riesce più a far sì che il numero di imprese presenti siano tutte soddisfatte. Perché il problema poi non è solo quello delle imprese costruttrici, ma anche l'indotto, no? Perché l'edilizia muove altri settori. Ma vede, il problema è proprio questo, e io devo dare atto pubblicamente al presidente di Giuseppe Antoni di aver raccolto il nostro grido d'allarme lanciato il 7 ottobre agli Stati Generali, tant'è che è immediatamente convocato un tavolo tecnico permanente relativamente alla crisi, sta cercando con un protocollo d'intesa di trovare un piccolo sbocco. Lui ha compreso immediatamente che anche una boccata di ossigeno a chi in questo momento è in fin di vita può essere una grande cosa. Il problema non è di campanile. Il problema non è di campanile, né, come qualcuno ha detto, nessuno chiede a nessuno di fare imbrogli, è il contrario. Se il legislatore ha fatto una norma a parziale difesa del localismo, e questa norma che fu voluta dalla Lega proprio in quest'ottica, cioè fino a gare di 1 milione di euro si possono invitare 5 imprese fino a 500.000 euro, 10 imprese fino a 1 milione di euro, poi fino a 1,5 milioni con l'ex procedura negoziata, attingendo ad un albo di fiducia si possono invitare delle imprese a scelta dell'amministrazione. È paradossale che l'amministrazione faccia una gara come lo stadio di Chieti, dove inviti 8 imprese, dove non ce n'è nessuno di Chieti, e sono di Bergamo, di Modena, di Ragusa, di Padova, piuttosto che di un'altra parte del mondo, quando noi, ad esempio, ma faccio un esempio di me, ma potrei citare tante ditte attrezzate dell'associazione che io ho l'onore in questo momento di presiedere, che avevano tutti i requisiti. Non dico noi che abbiamo costruito stadi anche di atletica leggera in tutta Italia, non essere invitati dentro casa al rifacimento delle piste, ma anche tante imprese nostre iscritte che avevano i requisiti non sono state invitate, sono state invitate solo 8 imprese, tutte di fuori, di cui 2 non hanno neanche i requisiti. Di questo argomento, del localismo e della sua polemica con il Comune di Chieti, io volevo aprire un capitolo a parte. Di Giuseppe Antonio, lei ha colto l'invito di De Cesare, ha convocato questo tavolo tecnico per provare a risolvere questi problemi dell'edilizia. Ma la colpa è di voi politici? Ma non è di noi politici, è di un sistema che non funziona più. Voglio fare una premessa. Ieri Ernesto Galli della Loggia ha fatto un articolo editorialista del Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, che io credo possa essere considerato una pietra miliare delle analisi socio-economiche e politiche che si fanno sulla situazione del nostro Paese. In buona sostanza Ernesto Galli della Loggia dice che la crisi economica investe tutti i settori, è drammatica, ristagna l'occupazione, crea lacerazioni sociali, provoca problemi seri, contrae la possibilità per gli enti pubblici di fare investimenti nelle opere pubbliche e quindi le imprese, che ovviamente vivono una stagione veramente difficile. Però imputa sostanzialmente il problema che ovviamente attanaglia il nostro Paese alla mancata riforma delle nostre istituzioni, accusando la politica di non decidere un bel niente, di fare bla 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 e di non sfruttare anche occasioni importanti. Io voglio ricordare, abbiamo avuto un governo tecnico che avrebbe potuto fare riforme drastiche
drastiche per far migliorare questo paese. Il governo di larghe intese dovrebbe occuparsi sostanzialmente di fare le riforme, perché altrimenti chi vince le elezioni, purtroppo in questo paese, ha sempre paura del consenso e quindi tutto si blocca. Lui è arrivato a una conclusione: attenzione, siamo ad un passo dal precipizio, se non si fanno le riforme la situazione economica diventa un paravento per coprire i problemi del paese. Detto questo, io voglio dire, l'ingegner De Cesare pone un problema serissimo. Innanzitutto, non la esaltazione del localismo. Io sono un ragazzo d'Europa, sono un europeista convinto, non ho mai acceso la miccia del campanile e del localismo. Io sono abruzzese, mi sento abruzzese e sono orgoglioso, anche nel mio ruolo di presidente della provincia, di rappresentare spesso la sintesi di questa regione. Io sono anche presidente dell'Unione delle Province d'Abruzzo. Lui dice: siccome la legislazione consente di affidare alle imprese locali fino a una certa soglia la possibilità di realizzare le opere, noi dobbiamo sfruttare questa norma. È nell'interesse anche delle stazioni appaltanti, perché quando un comune affida attraverso una gara, una procedura ad evidenza pubblica, ovviamente seppur limitata a 5, 10, 15 ditte secondo la legge e i regolamenti, insomma, dà anche così il coinvolgimento di quell'impresa anche sul piano, come dire, sociologico. Sai, un'impresa locale difficilmente può sbagliare, altrimenti rischia di apparire agli occhi dell'opinione pubblica un'impresa che non vale niente. C'è anche questo. Io ho fatto il sindaco, so quante volte ho avuto la possibilità di far lavorare le imprese locali e il risultato è stato sempre più apprezzabile rispetto alle imprese che venivano da fuori, perché parliamoci chiaro. Anche perché si rovina il mercato, poi no, agendo sul territorio. Aprire un cantiere ad un'impresa che viene dalla Campania piuttosto che da Milano costa di più a chi ha l'impresa locale e che quindi ammortizza i costi in maniera superiore rispetto alle altre. Adesso c'è questo problema. L'ingegner De Cesare, ma l'ingegner De Cesare lancia l'associazione dei costruttori, dice che la crisi è pesante, che la crisi dell'edilizia, lei faceva giustamente riferimento all'impresa che veniva legata indissolubilmente all'edilizia, alle attività, diciamo, edili. L'attività edilizia è lo specchio dell'economia di questa società. Se si blocca l'edilizia come si è bloccata, si blocca l'economia. Allora noi abbiamo un compito: innanzitutto favorire in tutti i modi la riforma del nostro paese, per rendere un paese moderno, più snello, più efficiente, meno pressato dalla questione morale, che nei lavori pubblici, ingegnere, esiste. La questione morale è una questione che nel nostro paese non si riesce mai completamente a soffocare. Poi, insomma, la questione delle tasse, la pubblica amministrazione. Se permette questo, parleremo fra poco come le tasse stanno incidendo e influenzando quello che è il mercato del mattone. Di Giovan Giacomo, a Teramo come vi comportate? Come chiede De Cesare, cioè privilegiando, dando più spazio alle imprese locali, oppure come vorrebbe, come ha fatto il comune di Chieti? Secondo la denuncia dell'ANCE. Sì, c'è ragione il Presidente, purtroppo l'Italia ha bisogno di riforme strutturali serie, altrimenti non si può andare avanti. Io quotidianamente a livello di lavori pubblici, adesso per il Corso San Giorgio ho dovuto ottenere, ne parlavamo prima, 18 autorizzazioni da enti sovraccomunali per poter divenire una gara d'appalto, cioè non è più possibile perdere 2 anni di tempo per la burocrazia, perché poi c'è la burocrazia e ci sono i burocrati, perché come diceva giustamente l'ingegnere De Cesare, io a Teramo, siccome i nostri dirigenti, adesso uno è andato in pensione, i nostri dirigenti dicevano sempre le leggi, bisogna rispettare tutti i parametri, va bene, però quando si andava alla gara d'appalto diceva: ma c'è la legge che impone, come diceva il dottore, 5 ditte, 10 ditte, io rispettiamo, diciamo, diamo le risorse sul territorio. Io l'input che do come amministrazione politica è di favorire, fra virgolette, invitare le ditte del territorio. Ho avuto uno scontro l'altro giorno, una gara sotto 1 milione di euro, scegliete voi le ditte, c'è un albo, noi abbiamo un albo, scegliete ditte della provincia di Teramo, ma è giusto che le risorse vengano distribuite sul territorio della provincia, fino a possibile, perché la legge ci dà la possibilità di fare questo, cioè la legge la rispettiamo sempre o non
non la rispettiamo mai. Però il grosso problema dell'Italia è le riforme, bisogna fare delle riforme, perché non è possibile che un progetto duri 5 anni, 6 anni per andare a gara d'appalto e poi qualsiasi tipo di inconveniente ti blocca l'opera con ricorsi e controricorsi. Bisogna avere una normativa più snella, perché anche il costo, cioè, la burocrazia ha un costo notevolissimo sia per l'ente che per l'impresa. Dunque bisogna fare una riforma seria, non solo a livello di opere pubbliche, ma altre risorse che poi sicuramente ne parleremo più avanti. Sì, voi avete avuto a Teramo il problema di Ponte Vezzola, no? Dove una ditta non del posto, sì, mi sembra, ha avuto problemi e non riuscivate a venirne nazionale fuori, perché purtroppo i lavori erano fermi. Ecco, queste sono le immagini. La città era divisa in due, praticamente da Ascoli, sì, non ditta, si poteva. Praticamente una ditta grandissima a livello nazionale, con appalti milionari, che ha avuto dei problemi. Non pagava gli stipendi, mi sembra. Ha avuto dei problemi che non sto qui a dire. Purtroppo, per rescindere il contratto bisognava aspettare 2 anni. Dunque abbiamo dovuto un attimino fare il balzello fra loro e una ditta subappaltatrice per cercare di risolvere il problema. Però lì si trova in mezzo, e poi quello che pagano sono i cittadini, perché abbiamo avuto un anno il ponte chiuso con diversi una ditta locale, questi problemi magari appunto, avrebbe risolto il problema della prima ditta locale, non è tanto oltre a favorire, diciamo, le risorse. Io quando ho un problema, io ho appaltato, forse il presidente non la conosce, la Noe Lucide, una ditta campana, abbiamo avuto dei grossi problemi, non riuscivo a venirne fuori. Se era una ditta locale che ci mette la faccia, difficilmente ho dei problemi. Non ho avuto mai un problema in 5 anni con una ditta locale, perché poi una ditta che sta sul territorio e non vuole fare brutta figura, soprattutto con l'amministrazione e con i propri cittadini. Certo. Dunque questo è il vantaggio che ci dà la ditta locale, oltre a riversare le somme su operai e gente del posto, come è giusto che sia in ogni territorio. Ecco, Girinelli, quanti posti di lavoro sono stati persi quest'anno nel mondo dell'edilizia? Quest'anno, diciamo che dal 2007 abbiamo perso in Abruzzo circa 10.000 posti di lavoro, in edilizia e nell'indotto. Ma voglio permettere di entrare in questo ragionamento, perché bisogna, e lo dico alle istituzioni, bisogna far sì che le imprese abruzzesi prendano i lavori che vengono eseguiti in Abruzzo, perché così creiamo anche una protezione sociale, perché i nostri lavoratori li conosciamo e quindi sappiamo, perché dobbiamo salvaguardare i nostri lavoratori e le nostre imprese abruzzesi, sappiamo, conoscendo i lavoratori, che tutto viene fatto in un ragionamento di regolarità. Molte volte le imprese che provengono da fuori regione sono, tra virgolette, complici, perché ricattate dalle imprese, e quindi si instaurano anche quei meccanismi di irregolarità e di fuori contratto, perché appunto per lavorare sono costretti a subire, diciamo, anche certi aggiramenti. Faccio un esempio: all'Aquila il 60% delle imprese che stanno ricostruendo il cratere del terremoto sono imprese fuori regione. Abbiamo registrato che all'Aquila vi è un'evasione di circa il 40% a livello retributivo e contributivo. Questo è un problema. Allora, se mettiamo in mente, in campo, i meccanismi atti a far sì che le nostre reti, i nostri enti bilaterali riescono a controllare il settore, perché l'impresa De Cesare a Chieti la conosciamo e sappiamo che storicamente è un'impresa che lavora e vive nella regolarità, così come le altre imprese che conosciamo in Abruzzo, che sono imprese nostre e che quindi giornalmente conosciamo gli addetti perché sindacalizzati, riusciamo a fare un sistema che permette a tutti di fare protezionismo. Non vogliamo essere, diciamo, campanilistici, perché le imprese sono uguali e gli autori sono uguali, però dobbiamo controllare che le risorse dell'Abruzzo rimangono, in questo caso, in Abruzzo, perché c'è una forte crisi che ha colpito l'edilizia, ha colpito l'indotto. Il legno, per esempio, sta perdendo pezzi di mercato, nel teramano soprattutto, perché è una provincia dove c'è una forte espansione del settore del legno, ha perso circa il 40%. Nel settore delle cave i lapidei soffrono, anche perché in Abruzzo manca una legge che l'aspettiamo da 30 anni, un piano cave che tuteli quelli che sono gli aspetti ambientali dagli aspetti dell'imprenditore. Quindi c'è un qualcosa che va messo in piedi, e solo chiaramente riformando quelli che sono un po' i processi di
riforma di questo Stato, e dice bene il Presidente di Giuseppe Antonio, che alcuni passaggi vanno fatti perché tutti coinvolti in un problema, quello occupazionale, che sta colpendo un po' tutti i settori. Ecco, De Cesare, quello è un po' quello che chiedeva lei, d'altra parte quello che è stato detto fino adesso, ma è normale che per costruire 200 metri di ponte, 300 metri di ponte, bisogna fare un bando europeo? No, ecco, io volevo proprio, da profondo conoscitore anche per il ruolo nazionale che lei ha prima ricordato presentandomi, volevo spiegare ai telespettatori, le gare che per importo superano quelli previsti, per cui si può restringere il novero degli invitati ad un albo di fiducia, che tra parentesi il Comune di Chieti è l'unico ente del mondo a non essersene dotato, quindi non si sa dove va a prendere questi nomi, ma al di là di questo particolare dico, quelle che sono ad evidenza pubblica per legge saranno ad evidenza pubblica, chi è più bravo vince. Il problema è quelle che la norma, come diceva il Presidente Giuseppe Antonio, che possono essere appaltate, che poi sono il 90% di quelle che oggi i comuni con i pochi finanziamenti che hanno appaltano, possono essere riservate, come diceva anche l'assessore, alle imprese locali. Se noi addirittura nelle gare sotto i milioni di euro a procedura negoziata non invitiamo le imprese locali, nelle gare dove è notorio che c'è una grande discrezionalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, come l'offerta economicamente più vantaggiosa, non vinciamo mai una gara, vedi cimitero, vedi municipio eccetera, dove dovremmo andarle a vincere? Certamente a noi, alle offerte, alle procedure negoziate a Verona, a Milano, a Forlì o a Ragusa non ci invitano, né tantomeno ci fanno vincere con una commissione, con un'offerta economicamente più vantaggiosa a Torino, a Milano o a Campobasso. Allora, se da noi non vengono a vincere... Non vorrei fare del razzismo territoriale, a Napoli non ci pensiamo per niente. No, a Napoli non ci pensiamo per niente, per un altro problema legato alla sicurezza del lavoro, alla malavita organizzata, alla tracciabilità, ad un'altra serie di problemi, alla legalità che ci investono e a cui noi a livello nazionale stiamo cercando di dare una risposta. Quindi io ho cercato di dire agli amici politici o a quelli che ritenevo tali, guardate che voi dovete intervenire su una classe di burocrati e tecnocrati che non sono sensibili, anche perché stranamente nel Comune di Chieti non vivono la realtà cittadina, quindi per loro, vedi cosa diceva poc'anzi Girinelli, no? per l'ingegnere capo del Comune di Chieti, tanto è De Cesare e tanto è un'impresa di Afragola, perché lui viene da Porto San Giorgio col treno tutte le mattine, quindi non sa né chi è Di Vincenzo, né chi è Toto, né chi è De Cesare, né chi è Di Marzio, no? Ecco perché mi invita una volta all'anno a una gara di 50.000 euro, pur avendo io un'iscrizione illimitata, e mi mette alla pari dell'artigiano che a sua volta invita una volta di Penna Piedimonte perché che fa i condomini e che non c'è neanche l'iscrizione. Veda un po' se può essere un ragionamento simile in assenza di un albo di fiducia. Quindi abbiamo lanciato un grido d'allarme nei confronti di un sindaco amico che abbiamo sostenuto, di un assessore amico da sempre, che io vivo la città di Chieti anche nel sociale, a differenza delle imprese di Afragola, di Bergamo eccetera, io ho fatto il presidente del Chieti, ho fatto lo sponsor del Chieti, ho fatto la pallacanestro a Chieti, ho fatto il presidente del circo degli amici, gli amici miei portano il Cristo e la Madonna al Venerdì Santo e fanno funzionare, ho restaurato il sipario del Teatro Marrucino. E quando non si poteva fare la festa di San Giustino perché il Comune non aveva i soldi, o quando non si poteva fare il Chieti, per ben due volte a me hanno chiamato, io ho preso il cappello, sono andato da tutti gli imprenditori di Chieti, l'ho riempito di assegni e abbiamo rifatto il Chieti, la pallacanestro, la festa di San Giustino e quant'altro. Adesso alle porte delle elezioni che vadano a Fragole e a Bergamo. Presidente, quanto è grave quello che sta denunciando De Cesare? Non conosco, ne sento parlare, non voglio entrare nel merito della questione di Chieti, perché poi è un problema comune anche in altre amministrazioni. Invece io voglio fare una riflessione. Partire dal quadro e dalle notizie che ci ha fornito il sindacato, la CISL.
cioè 10.000 unità che perdono lavoro, è legato soprattutto al fatto che le nostre imprese non lavorano. E quindi di che cosa parliamo? Io che faccio politica e mi devo misurare tutti i giorni con il dramma di chi non ha una occupazione, cioè quello che sento mi fa paura, mi spaventa. Allora noi dobbiamo firmare questo protocollo d'intesa, io vorrò farlo prima con tutte le amministrazioni della mia provincia. Poi come presidente dell'Unione Provincia d'Abruzzo, e ho sentito anche i miei colleghi Catarra, Del Corvo e Guerino Testa, che insomma sono d'accordo ad approfondire questo protocollo d'intesa, coinvolgere le municipalità dell'intera regione, anche con i comuni città capoluogo, con Teramo, insomma, e le altre città. Poi devo dire una cosa, sul Sole 24 Ore di questa mattina c'è una notizia interessante ed importante. Lì c'è una verifica delle imprese che pagano, degli imprenditori che pagano le fatture a scadenza. Beh, l'Abruzzo fortunatamente è aumentato il livello di assolvimento all'obbligo di pagare le fatture alla scadenza, cioè le imprese private nei confronti della pubblica amministrazione, nei confronti di altri privati del 9%, mentre siamo ad un livello preoccupante soprattutto nel nord Italia. Allora, le nostre imprese sono serie. Non sono condizionate dalla malavita organizzata, perché fortunatamente in questa regione credo che, a parte qualche caso, sia veramente una regione rispetto alle imprese un po' più tranquilla, alle spese nostre, alle imprese abruzzesi, alle imprese della mia provincia. Sicuramente credo che il lavoro di chi può fare eseguire un'opera pubblica nel contesto della propria realtà dove lavora e dove opera è un lavoro che, come diceva l'assessore, ci mette la faccia, per cui lo fa meglio, ma che credo anche rispetti poi il capitolato d'appalto. Bisogna un po' infondere questa cultura. La norma ci consente di valorizzare, non di favorire, di valorizzare le nostre imprese. Io dico non solo della mia provincia, ma anche dell'intera regione. Soprattutto questa cosa qui crea lavoro, noi dobbiamo creare lavoro. Io oggi sono stato in un altro dibattito a parlare di un istituto superiore che si occupa di automotive, di formare i ragazzi per così trovare una occupazione in questo interessante mondo dell'automotive. Abbiamo detto tutti quanti che se non produciamo ricchezza e non creiamo posti di lavoro, questa è una regione che arretra ulteriormente. Bene, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi torneremo e vedremo all'interno di un comune, e abbiamo qui il caso di Teramo, di quanto è scesa la Bucalossi, di quanto si incassa e quante imprese ovviamente stavano in difficoltà. Linea alla regia. Allora, di Giovan Giacomo, quanto è scesa la Bucalossi? Quanto entra in meno rispetto a qualche anno fa all'interno delle casse comunali? Perché la Bucalossi è l'imposta che si paga sulle costruzioni e sulle quali i comuni vivono. Sì, perché per legge solo con la Bucalossi possiamo fare manutenzione. Penso che tutti i comuni d'Italia hanno grossissime difficoltà nel fare opere di manutenzione, perché non ci permettono il patto di stabilità, le normative non ci permettono di contrarre mutui. Adesso ho sentito con la legge di stabilità qualche modifica l'hanno fatta, cioè un attimino hanno allentato la morsa del patto di stabilità, però noi siamo passati di 3 milioni e mezzo del 2008-2009, adesso incassiamo 900 mila euro di Bucalossi, siamo sotto di 2,2, sono fondi che potremmo riversare sulla manutenzione. È quasi un terzo. Quasi un terzo. E questo è, una tragedia. Progetti ritirati, pagata la prima rata di Bucalossi, hanno ricercato indietro i soldi della prima rata. Allora, i dati che l'assessore denuncia sono esattamente in sintonia con quelli che ha denunciato il sindacato. Che diceva prima il sindacato. Sono assolutamente in sintonia con quelli che noi abbiamo denunciato agli stati generali di provenienza delle nostre casse edili. E c'è qualcuno, come l'assessore Volantoni del Comune di Chieti, che li nega. Io voglio dire all'amico Mario Volantoni, è inutile che lui dica
quante gare sono andate alle imprese ieri, se poi non spiega gli importi. Antonio, però non c'è, non si può dire. No, no, ma voglio dire che 300 gare da 15.000 euro l'uno non fanno 3 gare da 4 milioni di euro l'uno, come il municipio, il cimitero, certo, di Chieri Scalo, il progetto Polis, la villa e lo stadio. Quindi dire ho appaltato 100 gare alle imprese di Chieti senza spiegare gli importi e poi magari 100 gare fanno di meno di una gara da 20 milioni di euro, non vuol dire nulla. Se i dati, e siamo tutti concordi, sono di un disfacimento di questo settore, dobbiamo cercare tutti di stringerci a corte, come sta facendo il Presidente della Provincia di Chieti con la predisposizione di questo protocollo d'intesa e di questo tavolo di crisi, per cercare di trovare uno sbocco comune. Voglio dire, il Comune di Pescara, che come a differenza come Chieti, come tutti gli enti, come il Comune di Teramo, c'ha l'albo di fiducia, no? Noi, io rappresento un'impresa che ha 152 anni di storia, noi siamo iscritti da sempre all'albo di fiducia del Comune di Pescara, no? Io non vengo invitato mai. Ma non mi sogno neanche di andare a fare storie. L'ultimo lavoro che l'impresa di Cesare ha fatto a Pescara è nel 79. Tenga presente che noi abbiamo lavorato da Palermo a Parma, a Forlì, a Bologna, a Ravenna, a Roma, a Campobasso. Quindi Pescara non mi invita, la provincia mi invita rarissimamente, anche perché loro fanno prevalentemente la provincia lavori, di Chieti, fanno Chieti, prevalentemente lavori Antonio stradali, fanno lavori. Il Presidente non c'entra niente, nel senso che i lavori pubblici della provincia, sì, sono ma soprattutto noi come impresa non facciamo lavori stradali, i pochi lavori che fanno alle prese col patto di stabilità e con la mancanza di finanziamenti applicano un criterio di rotazione, ogni tanto se le invitate pure noi. Però io, se giro per la provincia, leggo dei cartelli che sono dei colleghi, amici di Guardia Grele, di Cassoli, di Fossagesti, di Vasto, di Langiano, di Ortuno, di Francavilla. A Chieti non trovo un cartello, non la manutenzione di 22.000 euro, di 30.000 euro, andare a chiudere il vaso dentro una scuola. Un lavoro, la villa comunale, lo stadio, il municipio, il cimitero, non trovo un cartello. Un'impresa di Chieti, tant'è che a Chieti le imprese stanno morendo tutte quante. Sì. No, volevo ribadire un'altra questione. Noi abbiamo, per esempio, abbiamo fatto un lavoro immane a livello di recepimento di fondi. Abbiamo circa attualmente oltre 6-7 milioni di euro d'appalto in corso, abbiamo circa 20 milioni di euro di fondi già stanziati, e di cui 12 già in cassa. Purtroppo il patto, ritorno sempre alle normative vigenti, che non ci permettono di appaltare opere per 20 milioni di euro, cioè 20 milioni di euro in questo momento storico, riversarli sul territorio, sulle imprese, dietro le imprese non ci dimentichiamo che ci sono gli operai, ci sono le famiglie e tutta una serie di questioni. Dunque in questo momento riversare sul territorio regionale 20 milioni di euro non è una cosa di poco conto. Dunque quello, ritorno a dire, cioè, purtroppo i nostri politici che... a livello nazionale, che stanno cercando di massacrarci sia a livello provinciale che a livello comunale, perché poi fanno le riforme, tagliano, ma riversano sempre sui comuni e sulle province, perché loro non tagliano mai nulla, non faccio distinzioni di colore politico, ne stiamo parlando prima, cioè devono accorciarsi le maniche e fare delle riforme serie a tutela di queste questioni qui, altrimenti l'Italia non si può mai... Ma mi scusi, ma il legislatore gli strumenti ce li ha dati, il legislatore la norma per il pagamento e per il interessi per il datato pagamento ce li ha dati. Sì, però, il problema se io non posso appaltare perché c'è un budget di 4 milioni di euro. Noi a Teramo abbiamo un budget di 4 milioni di euro annui di pagamento, di patto di stabilità. Io non posso superare i 4 milioni di euro, dopodiché altrimenti andrei in corso una sanzione che non posso pagare entro 90 giorni. Dunque è logico che l'ingegnere, il dirigente, non mi dice io non posso appaltare perché poi non posso pagare. Lo sappiamo, ne prendiamo atto. Io non parlo a fine anno, quando gli enti vanno già in patto di stabilità. Io parlo normalmente, ad inizio anno, quando il patto di stabilità non ancora fa sentire i suoi morsi. No? Io vivo delle realtà per cui per fare delle determine di pagamento che dobbiamo spiegare ai telespettatori non sono altro che un copia e incolla in un comune dove basta cambiare il nome dell'impresa, il ribasso, il nome del lavoro e l'importo. Ci vuole un minuto e mezzo, ci mettono 2-3 mesi a farla, una determina di liquidazione.
Questo devono capire che non può succedere più. Ma il paradosso, è finita questa situazione. Ma il paradosso più bello è che i fondi europei, almeno i fondi che ho io, sono quasi tutti europei, che se non li appaltiamo, l'Europa sì, infatti, non infatti, è la regione che ti danno la proroga. C'è indietro. La regione, la comunità europea non danno proroghe, lì sono, sono proprio rigidi. E rischiamo di perdere a discapito della Germania e della Francia. C'è un fatto di sensibilità. Adesso lei è di Teramo, no? La mia famiglia ha edificato a Teramo nel 1934, lungo Corso San Giorgio, il Banco di Napoli, un'opera d'arte che è stata annoverata tra le prime 100 banche d'Italia, dall'ABI, eccetera. Adesso devono risistemare le facciate. A Teramo hanno avuto l'educazione, la sensibilità di invitarci, sapendo che l'impresa che 90 anni fa lo ha edificato esiste ancora. Io nella manutenzione delle scuole del Comune di Chieti, che oggi c'è il problema sismico, eccetera, eccetera, decine di scuole da noi costruite a 100 metri dall'ufficio nostro, non vengo invitato. Non è che dicono che devono fare gli imbrogli come qualcuno ha cercato di dire, mestando, non vengo invitato, ma non solo non vengo invitato io, non è che non vengo invitato io, poi vince Di Marzio, vince Di Cospo, no, vince De Cesare. Poi faremo, le prometto, una puntata con o il sindaco di Primio o con l'assessore Colantonio. Ma è un amico il sindaco, sì, l'ho così votato, l'ho fatto votare, lui Girinelli. Una volta tanto sindacati, politici, imprenditori sono d'accordo su questo fatto. E la soluzione? Siamo tutti d'accordo. Sì, si è tutti d'accordo, però non c'è soluzione. Dobbiamo trovare il modo, come diceva il Presidente, di metterci insieme, perché lo facciamo sempre, sempre molto raramente, e di fare questi protocolli affinché ognuno possa metterci qualcosa. Il patto di stabilità forse qualcosa ci apre. Allora, possiamo trovare in tutti i comuni, in tutte le amministrazioni, qualche risorsa da mettere in campo per creare occupazione, lavoro. Noi a Pescara, all'indomani della chiusura o della minacciata chiusura della Ital Cementi, quindi il cemento di Scafa, abbiamo interessato la politica nazionale, oltre che quella regionale, cercando di aprire un tavolo di crisi. Perché? Perché è importante cercare di rimuovere i vincoli. Il dottor De Cesare prima diceva molto chiaramente, architetto, di quelli che sono i problemi anche di piccoli cavilli che si creano dentro le amministrazioni e che non permettono di avere la tranquillità che se faccio un lavoro domani devo essere pagato, come si fa normalmente quando andiamo a fare la spesa. Oggi i pagamenti invece delle amministrazioni parliamo quanto di sono? A 180, 90 giorni, 180? 180 giorni, e anche di più. Noi abbiamo avuto in Abruzzo, come in tutta Italia, una moria di imprese sane, di imprese serissime, che hanno fatto e hanno creato il tessuto della nostra imprenditoria. Questo non possiamo permettercelo, perché insieme a loro ci siamo noi, ci sono i lavoratori che stanno pagando queste conseguenze. Noi stiamo vedendo in Abruzzo, cambio un attimino, in Abruzzo noi speravamo tutti quanti insieme, e credo che qui il dottor De Cesare è buon testimone, che le nostre imprese, i nostri lavoratori andavano a lavorare all'Aquila. All'Aquila questo non è successo, a malapena lavorano imprese aquilane, e questo è un paradosso per l'edilizia in Abruzzo. In più vado a rimarcare che abbiamo tutta la rete infrastrutturale, le nostre strade, se le percorriamo tutti i giorni, sono tutte rotte. Dobbiamo mettere in campo ogni azione, ogni iniziativa per far sì che si crei occupazione. Il nostro problema oggi è l'occupazione, perché i nostri lavoratori non hanno lavoro. Ma io il problema, penso, Presidente, che il problema di un'amministrazione comunale o provinciale che sia, sia anche quella della disponibilità o del modo in cui i soldi devono essere spesi. Sì, certo, ci sono problemi però di fondo. Girinelli dice nella sintesi c'è un problema di infrastrutture che non sono più adeguate, il lavoro che manca, la gente che si lamenta, l'edilizia che non va più avanti, non si costruiscono case, o se si costruiscono non si vendono. Io torno ad insistere, perché voglio far riferimento a quel fondo del Corriere della Sera, perché non se ne esce, siamo tutti d'accordo. Bisogna però scavare fino in fondo e capire le cose come e perché non funzionano. Sul patto di stabilità tutti siamo strangolati dal patto, anzi addirittura ci sono enti che hanno soldi in cassa, non li possono spendere
o non possono pagare, e non pagare significa non rispettare una norma dello Stato ed una norma europea da cui nasce. Era quello che diceva di Giovan Giacomo poco fa. L'assessore Giovan Giacomo sottolineava quella dei 30 giorni. Allora, da un lato devi pagare una fattura entro i 30 giorni, dall'altro, se paghi le fatture, come è successo nella mia amministrazione, sfori il patto di stabilità con tutta una serie di sanzioni. La mia amministrazione, l'unica sanzione è ridurre lo stipendio del presidente. È un gatto che si morde la coda, un cane che si morde la coda. Ci siamo, no, ci siamo, l'abbiamo sforato, abbiamo pagato le imprese, ci ho rimesso io, la mia indennità è passata da 3.000 euro a 1.950 euro. Ma non è un problema, no, almeno abbiamo pagato diverse imprese che altrimenti avrebbero avuto difficoltà. Il parametro del patto di stabilità a cui si fa riferimento si riferisce ad altri anni. Prenda la mia amministrazione che ha avuto il disastro di un'amministrazione, di una cattiva gestione, tanto da portarci al dissesto guidato. Io il patto di stabilità è più, per me il patto di stabilità è più stringente rispetto alle altre amministrazioni. Allora, quando si applicano delle norme, per l'amor del cielo, che derivano da un impegno che abbiamo preso nei confronti dell'Europa nel trattato di Maastricht, e tutti i Paesi membri dell'Unione devono rispettare il patto di stabilità, il Paese avrebbe dovuto verificare le condizioni in cui si trovava, le condizioni di partenza, perché noi siamo l'unico Paese in cui, non facendo le riforme, non riusciamo a pagare, ed è veramente incredibile. Siamo condannati, abbiamo pignoramenti, abbiamo ingiunzioni continue, perché questo benedetto patto di stabilità, che cosa si fa? Si fanno delle, come dire, dei palliativi. Giustamente c'è stata una possibilità di sbloccare i pagamenti dando ai comuni uno spazio del patto più ampio. Abbiamo pagato, la mia provincia ha pagato oltre 14 milioni, anzi io devo dire abbiamo pagato con i soldi in tasca, nonostante avessimo questa situazione di dissesto e prima di predissesto. Il prossimo anno la legge di stabilità prevede l'ulteriore miliardo da destinare agli enti locali. Però contestualmente il governo, il Parlamento dovrebbe varare una norma per rivedere nel suo complesso il patto di stabilità e quindi capire quei meccanismi che inceppano lo sviluppo. Perché chi ha i soldi, faceva riferimento l'assessore di Giovan Giacomo, a Teramo ci sono 20 milioni di fondi europei che non possono essere spesi perché altrimenti rischia di sforare il patto di stabilità. Il suo dirigente giustamente dice: io non mi posso assumere la responsabilità di fare un appalto quando poi non pago gli stati di avanzare. Per farci capire, loro hanno i soldi ma non li possono utilizzare. Non possono spenderli, ma tutto parte da questo peccato originale. Se questo paese non sblocca le riforme, siamo fritti su tutti i campi. Io non partecipo a trasmissione televisiva che ci diciamo tutti la stessa cosa, no? Oggi c'è un po' il grillo parlante, c'è Grillo che dice le cose per un po' scardinare un sistema che è appiattito. Però alla fine i risultati quali sono? Che noi non muoviamo l'economia del paese. Certo, di Giovan Giacomo, adesso mi rivolgo più che all'assessore, al tecnico, perché di Giovan Giacomo è nella doppia veste qui. La tassazione quanto incide sulla compravendita degli immobili in questo momento? Beh, incide notevolmente, c'è un grosso problema. Soprattutto la tassazione sulla prima, la seconda casa. Sì, la tassazione sulla prima casa sinceramente incide poco, poi da un anno che ci sta prendendo in giro il governo, tutti i governi che sono succeduti con la tassazione sull'IMU sulla prima casa, secondo me 4 miliardi di euro su un bilancio di 900 miliardi di euro che è il bilancio nazionale è nulla se si vuole risolvere i problemi. I problemi nazionali sono altri, bisogna fare delle riforme serie, tagliare dove bisogna tagliare, è inutile che torniamo col patto di stabilità. Ho visto oggi alcune norme che sono subentrate per i comuni, è sempre il gioco delle tre carte, fanno finta di tagliare una parte però riversano tutto sui comuni e sulle province per poter poi noi, il presidente della provincia e i sindaci tassare i cittadini, mentre loro dicono che non hanno tagliato nulla, però il problema è che tagliano perché poi il balzello delle tasse le mettono a noi e noi dobbiamo fare gli esattori del governo, questo è il problema, e ci mettiamo la faccia e prendiamo le parolacce perché noi stiamo in mezzo alla gente quotidianamente, in mezzo alla gente si rivolge a noi. Io dunque sono arrabbiatissimo con la classe
di governo degli ultimi... Ma oggi più che mai la differenza tra politico e amministratore è diventata abissale. Abissale. No? Dunque, purtroppo bisogna fare le riforme che il Paese necessita e chiede da tutti. Tutti dicono la stessa cosa, però nessuno fa. Cioè, c'è un governo di larghe intese che potrebbero fare qualsiasi tipo di riforma, non fanno nulla. Stanno discutendo da un anno di Berlusconi, da un anno dell'IMU. C'è la gente, io personalmente l'appartamento pago 80 euro annui con due figli, cioè non è che è un grosso problema pagare 80 euro, però intanto prendono in giro, fanno discutere le persone per un balzello di 4 miliardi di euro, quando le riforme sono alte da fare sul costo del lavoro, bisogna rimettere i soldi in tasca ai cittadini, bisogna rimettere sulla busta paga i soldi in tasca ai cittadini e tagliando anche il costo del lavoro se si vuole fare, e bisogna tagliare quello che bisogna tagliare, lo sanno tutti, però nessuno ha il coraggio o la volontà di farlo. C'è un altro problema poi riguardo alla compravendita di immobili, di case, di appartamenti, e riguarda il ricorso al credito, l'accesso al credito che le famiglie adesso trovano sempre più difficile, non solo le imprese, poi chiederemo anche De Cesare quanto le imprese hanno difficoltà nel ricorso al credito, ma soprattutto le famiglie. Oggi se si va a chiedere un mutuo... Se vai a chiedere un mutuo trovi lo sportellista di turno che ti dice tu non puoi accedere al credito in quanto non hai un lavoro o hai un lavoro che non ti permette di poter vederti pagare il mutuo, ti chiedono credito rispetto a come poter eventualmente pagare questo mutuo, è chiaro che la banca e quindi ti dice no, e il lavoratore o il cittadino non ha il mutuo, il credito che gli serve per comprarsi una casa. E quindi l'acquisto è bloccato, l'acquisto è bloccato, non incassa, abbiamo le imprese che hanno costruito, che continuano a costruire, perché chi fa case continua a fare case pur di lavorare, pur di creare sviluppo, le imprese si indebitano, le case non si vendono, magari poi l'impresa deve pagare anche la tassazione sull'invenduto, e chiaramente questo è un circolo vizioso che si chiude con la chiusura dell'impresa e il licenziamento, chiaramente, prima della chiusura dell'impresa, del lavoratore. E quindi questo si è creato in Abruzzo, ma in Italia, ma parliamo dell'Abruzzo, e quindi abbiamo visto le imprese, la buona impresa che è morta e il buon lavoratore che è rimasto disoccupato. Questo è un problema grande che si va a sommare a tutti gli altri problemi che il Presidente ha enunziato prima e che l'imprenditore ci ha fatto voce, perché il problema è questo. Ma io dico alla fine di ogni ragionamento, la colpa non è nostra, non è del Presidente, non è dell'assessore, non è del buon Dottor De Cesare, ma dobbiamo trovare e creare all'interno di quello che è il nostro territorio delle opportunità perché la buona impresa rimanga, perché si faccia della buona politica e rimanga il buon lavoro. Quindi dobbiamo metterci insieme, a mio avviso, perché alcuni percorsi che anche oggi qui abbiamo trovato vadano messi in piedi, perché le idee mi pare di capire che ci sono, bisogna solo trovare il modo per cercare di farle confluire affinché l'impresa De Cesare trova la sua giusta collocazione, perché se si lamenta oggi di un percorso nato male e finito peggio, dobbiamo rimettere al centro il ragionamento, perché io, sindacalista, trovo paradossale che a Chieti, che a Pescara, che all'Aquila e che a Teramo vengano a lavorare imprese che non conosciamo, per la maggior parte sono imprese pugliesi, napoletane e qualche impresa laziale ciociara, ma non controlliamo né come impresa ma né come lavoratori, e questo per noi significa non gestire il mercato che deve essere nostro, nostro non perché campanilistici, nostro perché possiamo creare la rete di protezione che permette a tutti, anche all'amministrazione, perché poi se l'amministrazione non controlla la propria impresa che lavora nel proprio territorio, non ha le risorse che l'impresa paga, che gli autori pagano, per poter fare quelle iniziative e quelle misure atte a sostenere il territorio. Guardi, le faccio un esempio che ho potuto constatare di persona, e di Giovan Giacomo conosce alla perfezione. A Teramo c'è una struttura, la Casa dello Sport, edificata nel 1929. Dal 1929 al 2000 non ha mai avuto bisogno di manutenzione. Nel 2000-2001 mi sembra la Regione Abruzzo ha appaltato dei lavori per rifare la facciata e rifare tutti i lavori di questa Casa dello Sport, la vecchia Gil si chiamava una volta. Ebbene,
dopo 10 anni ha bisogno di manutenzione perché casca giù a pezzi. Dal 29 al 2000 non si era mossa. E non state considerando... Ah no, aspetti, devo finire. Quello che ha detto l'impresa era pugliese. No, le riserve, perché poi quando vengono da fuori, come il palazzetto dello sport, tanto per citarne una, di Chieti, c'è ancora in corso in tribunale civile, amministrativo e penale milioni di euro di riserve. No, io volevo chiederle invece, prendo la coda e scappo. No, l'impresa era pugliese. De Cesare, invece non mi rivolgo al De Cesare imprenditore, ma al vicepresidente dell'ANCE nazionale, le piccole imprese, i piccoli L'ANCE è costituita che per il 92% dalle piccole e medie imprese, perché le grandi che lavorano all'estero si salvano sul mercato. No, intanto devo fare una precisazione, io in parte mi permetto di sentire da quello che diceva l'assessore presidente, nel senso che io quando vado a fare le audizioni parlamentari, quando vado a parlare con i rappresentanti del nostro governo relativamente ad aspetti normativi o di revisione normativa, trovo grande comprensione, e questo governo tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, gestito da un ministro e un viceministro e un sottosegretario che sono di 3 provenienze diverse, devo dire che abbiamo trovato grandi comprensioni e abbiamo avuto grandi provvedimenti come quello della reintroduzione dell'anticipazione sul prezzo d'appalto, come la dilatazione dei tempi per la comprova dei requisiti. Di quale governo parla? Di quello attuale. Io invece dove trovo il muro di gomma, perché il politico, lo ripeto ancora, è sottoposto dopo un periodo di medio breve al vaglio del corpo elettorale. Dove si trova il muro di gomma è quello del burocrate, che non è sottoposto a nessun controllo, al vaglio di nessuno. E a proposito di burocrate, sì, io volevo chiederle, il muro di gomma lo trova anche in banca? Vede, il problema delle banche è banche è oggi la valorizzazione degli istituti di credito locali. Oggi, per fortuna, noi abbiamo qualche banca locale che sta mantenendo e sta aiutando le nostre imprese. Noi abbiamo sottoscritto importanti protocolli d'intesa e ci accingiamo a sottoscrivere altri con la Carichieti, ecco, le dico subito, noi abbiamo sottoscritto con la Carichieti e la Sace Factoring un accordo per far anticipare le fatture dei crediti dei lavori alle nostre imprese. Stiamo per sottoscrivere sempre con la Carichieti il progetto Rinnova, per far sì di dotare tutti i condomini relativamente alle nuove norme per il 65% di credito d'imposta per il risparmio energetico e il 50% per le ristrutturazioni, quindi per dotare i condomini della possibilità di fare manutenzione sia ordinaria che relativamente al risparmio energetico. Purtroppo anche in questo momento di grave crisi abbiamo avuto una crisi nel sistema delle banche locali, abbiamo visto tutti i problemi che hanno incontrato la Tercas, la Caripe, la Carispac, insomma certamente è una situazione difficile, ma all'Aquila sa perché noi non siamo riusciti a entrare? Io personalmente non ho messo neanche un mattone e partecipo in ATI col mio amico ingegner Buzzetti, presidente dell'ANCE, a tutte le gare, e i progetti ce li siamo fatti fare dai padri dell'architettura e dell'ingegneria italiana, e puntualmente finiamo 27esimi, 30esimi, 22esimi. Perché lì non vengono, sono stati gestiti prima dalla protezione civile e gli appalti erano segretati e venivano dati con la spada per i motivi della somma urgenza. Neanche l'impresa abruzzese. E poi, certo, non gestivano gli abruzzesi a chi dare i lavori. E poi dal provveditorato interregionale Abruzzo-Lazio-Sardegna con le offerte economicamente più vantaggiose. E anche lì abbiamo assistito, guarda caso, a vittorie, però lì non parliamo di gare di spiccioli, lì parliamo di gare di decine di milioni di euro. Di Giuseppe Antonio, in 2 minuti ce la fa a dirmi cosa farete adesso nel brevissimo periodo? Come si esce da questa impasse? Una precisazione, io non mi riferivo a questo governo. A quello di prima? No, neanche. Mi riferisco alla politica nel suo complesso. Bravo, che deve avere la consapevolezza
che non si può più scherzare sul futuro del nostro paese. Prezzo. Ma veramente, senza andare in televisione, per un voto in più e un voto in meno fa rischiare la deriva all'Italia, che è una grande nazione, che ha una buona legislazione, che è una grande costituzione nata proprio dalla lotta per la libertà, quindi è una costituzione bellissima, ha delle norme rigorose che garantiscono tutti, è un grande paese, ma che operano in una situazione di completo caos. Detto questo, noi faremo questo protocollo d'intesa che ha tre aspetti importanti. Il primo, valorizzare le imprese locali perché possano tornare ad operare, ad acquisire anche, diciamo, ricchezza che serve per dare occupazione e che serve anche per loro di investire anche in opere pubbliche al di sopra della soglia in Europa e in altre regioni italiane. Se diventano più solide le nostre imprese, daranno lavoro ai nostri cittadini, ai loro fornitori. La seconda questione, noi tutti dobbiamo impegnarci a far funzionare meglio e in modo più trasparente e lineare i nostri enti che presiediamo. È iniziata la mia provincia, è passata al Comune di Teramo, e quindi dare la possibilità a chi deve investire, a chi deve fare impresa, di non trovarsi di fronte quel muro di gomma della burocrazia o dei burocrati. Ha ragione l'ingegner De Cesare, spesso i burocrati in questo paese, per la debolezza della politica, conservano dei poteri incredibili che condizionano anche la nostra legislazione. Per coprire tutto, sono riusciti a far passare l'idea che nel nostro paese c'è un ente, che è la provincia, che è inutile. Io non mi devo ricandidare, quindi per me l'esperienza in provincia finisce qui, ma credo che sia inutile l'idea di non avere un governo di area vasta che sia in grado di gestire quello che le province gestiscono, non mettendo mano a quella che è l'alta burocrazia, che costa tantissimo. Bene. Anche nei loro confronti bisogna usare un po', diciamo, un atteggiamento più rigoroso. Siamo... Ma questo può fare, e chiedo scusa, se la politica torna ad avere il suo primato, la bella politica. Siamo arrivati alla fine, abbiamo provato a dare qualche risposta, torneremo a parlare di edilizia, dei problemi che sta attraversando questo mondo. Grazie a Lucio Girinelli, segretario regionale della FILCA-CISL, grazie all'ingegner Angelo De Cesare, vicepresidente nazionale dell'ANCE ed imprenditore, grazie a Enrico Di Giuseppe Antonio, presidente della provincia di Chieti, e grazie a Giorgio Di Giovan Giacomo, assessore ai lavori pubblici al Comune di Teramo. Grazie anche e soprattutto a voi che ci avete seguito e scelto anche questa sera. Buonanotte.